A poche ore dall'apertura ufficiale di domani, questa mattina a Riva del Garda è stata presentata la 23esima edizione dello Zienner Bike Festival Garda Trentino Powered by Mini, attesissimo debutto internazionale della stagione delle ruote grasse. Marco Benedetti e Roberta Maraschin, presidente e direttore di Garda Trentino S.p.A., insieme agli organizzatori di Delius Classic Verlag, hanno tenuto a battesimo l'evento che richiamerà da tutto il mondo nel Garda Trentino la tribù della mountain bike. Previsti almeno 40.000 visitatori e quasi 3.000 biker per uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale, sia per l'aspetto tecnico sia per l'aspetto agonistico. Il Bike Festival si conferma come evento importantissimo per l'Alto Garda. Certo, è un evento basilare per la nostra economia. Quest'anno sono presenti oltre 160 espositori, 300 marchi. Preventiviamo una presenza di 40.000 arrivi e quindi è sicuramente molto importante per quanto riguarda il Garda Trentino. Lo sport outdoor si conferma come elemento trainante del turismo altogardesano. Sì, lo sport outdoor è molto importante, tant'è che il 67% dei nostri ospiti sono influenzati proprio dalla presenza di una proposta di vacanza sportiva e di questi il 50% riguarda il bike, quindi per il Garda Trentino il bike è un prodotto di punta e cerchiamo continuamente di migliorare sia la proposta riservata a questo tipo di utente con i relativi servizi. Come facciamo? Lo facciamo costruendo degli itinerari. Finalmente da marzo abbiamo anche la delibera della provincia con questa nuova rete, che è un punto di partenza che ci servirà per costruire itinerari sempre più accattivanti, ma soprattutto anche pensare alla nuova tendenza che c'è delle mountain bike, che ha un grandissimo sviluppo e una grande crescita, quindi pensare anche a percorsi flow che sono adatti a questo tipo di disciplina. Grazie alla collaborazione tra l'ente di promozione turistica e chi gestisce i sentieri si tende a sopperire questa difficile convivenza tra chi cammina e chi va in bicicletta. Certo, finalmente abbiamo una delibera della provincia che sancisce quella che è la nostra rete, su questa ovviamente bisogna lavorare, è un punto di partenza, dovremo dialogare con i soggetti del mondo bike, quindi anche con la nuova associazione Bike Garda Trentino ma anche AGBA, proprio per riuscire grazie a questa rete a costruire degli itinerari sempre più accattivanti e per le varie tipologie che ci sono. Perché si sa che il mountain bike insomma, è un mondo, no? Si parla di mountain bike ma poi si deve parlare di enduro, di single track, di gravity, di percorsi flow per la nuova tendenza delle mountain bike. Lo ha accennato prima questo evento dell'e-bike, cioè le biciclette elettriche che vanno anche in montagna, è un fenomeno in espansione, in che modo concreto verrà incentivato questo tipo di attività? Ma allora lo sviluppo è già naturale, nel senso che in questi 2-3 anni i numeri sono cresciuti tantissimo. È un nuovo modo di fare mountain bike, era nata inizialmente questa modalità soprattutto per i trasferimenti in città, ma adesso a tutti gli effetti anche chi pratica il mountain bike si avvale di questa nuova bicicletta che permette ovviamente di percorrere molti più chilometri e anche maggior dislivello e ovviamente ci attrezzeremo per cercare di ricavare all'interno della nostra rete tutta una serie di percorsi flow che sono adatti proprio a questa tipologia di bicicletta.